È arrivato l'oggetto del desiderio. Ci stavo dietro veramente da tanto tempo. Ego gentilmente me l'ha mandato in testa, così finisco la trilogia dei loro prodotti principali. Manca il Tosaerba, ma è un discorso a parte. Questo è il decespugliatore, l'ultimo, serie 2023, LST1610E-T. L'ho appena montato e l'ho appena acceso. Ve ne parlo dopo la sigla. Vi parlo brevemente di quello che c'è da montare perché arriva smontato e diviso in due, ma veramente c'è una brugola in dotazione e basta. Si monta in 5 minuti e vi faccio vedere alcune particolarità che mi hanno incuriosito prima e impressionato dopo. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, Ego, tolgo la batteria. Questa è sempre la stessa che avete visto sia nel video del soffiatore che nel video della motosega. Ne ho una sola in dotazione ed è sempre la stessa. 2,9 kg, 7,5 Ah, è tra le più grandi, tra le più capienti. Si può ovviamente installare anche sul decespugliatore, ma la vedremo in configurazione diversa, ovvero mi è stato fornito in testa anche lo zainetto per alleggerire veramente il corpo macchina. E questo è una cosa che mi ha incuriosito tantissimo e lo vedremo più avanti. Quindi, riposta la batteria, vi avevo già fatto un'ampia presentazione su quello. Andiamo a vedere il corpo macchina. Lo vedrete a pezzi perché non mi entra in tutta l'inquadratura, però piano piano, ecco qui, ve lo mostro. Arriva già montato così, i più attenti avranno visto il tasto verde, ve ne parlo dopo. È realizzato con la stessa plastica e lo stesso materiale con cui sono realizzati gli altri utensili che ho già provato. La fattura è buona, non ci sono scricchiolii e vi arriva smontato qui a metà. Io l'ho montato adesso. C'è una vite a brugola in dotazione, arriva piegato in due, semplicemente si riaddrizza e si avvita. L'altra cosa che dovete montare quando vi arriverà sarà soltanto il parasassi, questo arriva smontato. Anche questo semplicemente si monta con le sue due brugole già preinstallate, quindi è un lavoro veramente di un minuto. Lo vediamo un attimo da vicino. Ecco, vedete queste due lame coperte dallo scotch di protezione, sono le lame tagliafilo. Tutti i parasassi ce l'hanno, a maggior ragione questa. Semplicemente funziona così: quando il filo diventa troppo lungo e quando ruota, nel momento in cui tocca la lama, viene tagliato in automatico, quindi non dobbiamo fare assolutamente nulla, ma ci arriviamo tra un po'. Bisogna poi montare il maniglione centrale. Ecco, questo va montato senza brugole addirittura, c'è una farfalla che si smonta e una clip dall'altra parte. Si sceglie la posizione ideale in base alla propria altezza e si monta velocemente. Si chiude da una parte e si chiude la clip dall'altra. Questa clip verde qui che vedete permette di regolare, e questo mi è piaciuto molto, la lunghezza della barra. Vedete? Si riesce a regolare di un 10 cm, 10-15 cm circa. Trovata la posizione, si chiude. L'ultima cosa che c'è da montare è il portatracolla, anche questo semplicemente con la sua farfalla. Si monta all'altezza desiderata, quindi una volta fatta la misura della portatracolla, dell'asta e del maniglione, non si tocca più niente e si comincia a lavorare. Io ho impiegato forse 10-12 minuti per montare il tutto. Cominciamo un attimino con le caratteristiche tecniche. Il libretto di istruzione che arriva è anche in italiano e sono raffigurate tutte le fasi di montaggio, quindi è estremamente semplice. Allora, questo decespugliatore, vi ricordo che LST1610ET, accetta soltanto batterie a 56 volt lithium-ion, quindi quelle di questa serie qui, dalle più piccole 2,5 A a quelle da 10. Ecco, qui apro un attimo una parentesi. 3,5 kg di decespugliatore, 2,9 kg di batteria, superiamo abbondantemente i 5 kg e quindi il produttore giustamente ha previsto lo zainetto, così che noi possiamo lavorare con meno di 3 kg sulle mani e il peso lo scarichiamo sulle spalle. Ciò non toglie che se uno non vuole acquistare lo zainetto e vuole comunque una macchina leggera, acquista una batteria leggermente più piccola, magari da 2,5 o da 5 A, peso ovviamente molto più ridotto e l'autonomia sarà ovviamente inferiore rispetto a quello da 7,5, però, come avevo detto l'altra volta, col caricabatterie rapido in 40 minuti riesco a caricare questa 7,5 A. Quindi, se avete una batteria da 2 A e mezzo, quindi veramente in poche decine di minuti avete caricato la batteria. Allora, veniamo a noi. Tasto per selezionare la velocità. Ora io infilo la batteria solo per farvi vedere un attimino le spie che si accendono e per spiegarvi bene come funziona. Prima velocità, seconda velocità. Allora,
Facendo attenzione qui in casa, dall'altra parte non c'è nessuno, aziono brevemente la prima velocità e sentiamo il rumore che fa. Sono al chiuso, eh. Seconda velocità. Al chiuso il rumore non dà fastidio. La differenza di velocità tra la prima e la seconda è notevole. Quando andremo sul campo poi farò tutta una serie di test. Ora piove, purtroppo ne avremo per 3-4 giorni. Farò tutta una serie di test su erba alta, ma anche alta più di un metro, per vedere come va. Prima di parlarvi del resto, ovviamente tolgo la batteria. Ed è una cosa che consiglio di fare anche a voi, perché schiacciare il grilletto e farsi male un attimo. Il grilletto ha la sicurezza integrata, eccola qui. Bisogna premere questo tastino qui e poi si può usare l'acceleratore. Senza di questo, ovviamente, vedete, non funziona. Quindi con l'indice si preme in avanti e poi si preme tutto il grilletto. Arriviamo alla testina. È ovviamente una testina proprietaria Ego, non è che possiamo togliere e mettere qualcos'altro. E anche la testina è una sorta di batti e vai, però automatica. E adesso vi spiego il perché, questa cosa mi è piaciuta veramente tanto tanto. Veniamo adesso alla testina da taglio. Attenzione a questo punto, perché è una cosa unica, ce l'ha soltanto Ego. L'hanno introdotto quest'anno, nel 2023, e sono uno dei primi a parlarvene, quindi lo faccio molto volentieri. Parliamo della tecnologia Line IQ. Cosa succede? Se avete presente le testine batti e vai, sono testine che al loro interno hanno il rocchetto di filo da taglio avvolto che, tramite delle molle a compressione, nel momento in cui noi battiamo a terra si sblocca una molla e il filo esce fuori. Poi se c'è la lama sul parasassi, ovviamente viene tagliato il filo a misura. Tutto questo lavoro lo fa in automatico grazie a dei sensori elettronici presenti nella testina. Quindi cosa succede? Noi lavoriamo, il filo si consuma, si taglia, si rimpicciolisce. Mentre lavoriamo, in automatico i sensori capiscono che il filo è diventato più corto e lo allungano, lo fanno fuoriuscire. Quindi con la forza centrifuga di rotazione e grazie a questi sensori il filo si allunga. Arrivato a 18 cm, il filo tocca qui sulla lama da tagliafilo e arriva a misura. Vedete, questo ad esempio adesso è piccolino. Quando lo inizierò a utilizzare, lui sentirà che non è arrivato ancora a misura, uscirà brevemente e quando arriverà a questa altezza verrà automaticamente tagliato. Quindi noi continuiamo a lavorare senza dover premere alcun pulsante per azionare questo meccanismo. Fa tutto in automatico. Io lo trovo una grande cosa, veramente, perché superiamo i limiti del batti e vai e superiamo ovviamente tutti i limiti delle testine fisse. Una nota bisogna farla sul filo. Il decespugliatore Ego può montare soltanto fili da 2,4 mm. In questo caso sono elicoidali. Il libretto di istruzione parla appunto di utilizzare fili da 2,4 mm. Sono però curioso di vedere se accetta anche fili normali, quelli lisci, sempre da 2,4 mm, né più piccoli né più grandi. Uno sguardo sulla testina, vedete, sono stati intelligenti alla Ego perché hanno fatto il rinforzo di uscita in metallo e soprattutto sagomato per dare al filo la possibilità di appoggiarsi in un incavo affinché possa durare di più, in pratica si spezza molto di meno. Questo l'abbiamo visto anche su altre testine in passato che ho provato io, testine normalissime. Quindi e il rinforzo è molto importante su questo, perché la testina è di plastica ma il rinforzo è di metallo. Detto questo, vi parlo dell'ultima tecnologia di Ego, e anche questa sono curioso di provarlo, ma lo faremo all'esterno dopo che avremo fatto i test, la terrò per ultima. Allora, se guardate qui, come vi dissi all'inizio del video, c'è il tasto Power Load, praticamente è un caricamento automatico del filo. Allora, come funziona? Siamo arrivati al punto di dover mettere il filo nuovo. Si tagliano circa 4 metri di filo. Si infila il filo da una parte all'altra, si fa uscire, si mette alla stessa distanza, quindi 2 metri da una parte e 2 metri dall'altra, si preme il tasto Power Load e la testina in automatico si riavvolge il filo, non dobbiamo fare nient'altro. Questo ci toglie un bel po' di lavoro, perché se avete mai riempito una testina batti e vai, a parte alcune che hanno un sistema molto semplice per il ricaricamento manuale, le altre sono magari quelle un pochino più vecchie, sono un pochino più macchinose. Questa invece fa tutto da solo, si preme il pulsante e carica il filo. Questo perché succede? Perché praticamente il motore è qua. Quindi, avendo il motore qui, avendo l'alimentazione a batteria, Ego è riuscita a implementare alcune funzionalità che sono veramente comode per chi utilizza il decespugliatore. Quindi caricamento automatico del filo e gestione della lunghezza del filo in automatica. Più di così probabilmente non si poteva chiedere. Bene, mi fermo qui per quanto riguarda il decespugliatore e comincio a introdurvi lo zainetto. Dopodiché, appena il tempo migliora,
assemblo il tutto, usciamo fuori e lo proviamo. E ci sarà da divertirsi perché c'ho l'erba veramente molto alta. A questo punto del video vi parlo dello zainetto, un semplice zainetto porta batterie. Come funziona? Qui si infila la batteria grande, nel mio caso quella da 7,5 A che sta finendo adesso di caricare, ve la mostro fra un minuto. Ha una comoda imbottitura sul retro e ovviamente sono imbottite anche le spalline, sono regolabili e quant'altro. Mi volevo soffermare però sull'adattatore che va montato a questo punto sul decespugliatore. Vi spiego brevemente come funziona, ma prima vediamo il peso perché così capiamo di quanti chili parliamo con la configurazione completa del decespugliatore. Questa è una batteria finta, è soltanto un adattatore, pesa circa 600 grammi che unito al peso del decespugliatore arriviamo scarsi a 4 kg ed è più che gestibile come peso. Semplicemente come funziona? Si infila nella testa del decespugliatore e questo grosso cavo che ha un verso, quindi non ci si può sbagliare perché se si mette al contrario non entra, si infila qui dentro. Ecco qui. A questo punto siamo pronti a lavorare con un decespugliatore di circa 4 kg e con circa 4,5 kg sulla schiena e un peso irrisorio. Tenete conto che lo zaino di mio figlio pesa molto di più quando va a scuola, quindi possiamo lavorare a lungo e anche in pendenza. Ecco, una cosa interessante dello zaino, e questo deriva un po' dai decespugliatori spalleggiati, è proprio quello di poter lavorare anche in zone impervie. Riuscendo a bilanciare il peso e mettendo la parte più pesante sulla schiena, si ha tra le mani un decespugliatore leggero, si ha una compensazione dei pesi e si avvantaggia l'equilibrio, quindi questa è la configurazione ottimale anche per tagliare in scarpate, luoghi impervi. Inserisco la batteria e vediamo cosa succede. L'aggancio è lo stesso per tutti gli utensili, compreso lo zainetto. Dovete andare giù finché sentite il click, un click deciso. A questo punto possiamo cominciare a lavorare. Piccola nota di colore, ero a 3/4, l'ho caricata per 10 minuti, sono arrivato al massimo. E questa è la 7,5, immaginate quella da 2,5, veramente in pochi minuti si è pronti a ripartire. Mi fermo qui, ci rivediamo appena il tempo migliora e come vi dicevo prima ci sarà da divertirsi. Ah, solo due cose non vi ho detto ancora e ci tenevo a dirlo. Il filo è di una robustezza esagerata, parliamo di 17, quasi 18 mm di diametro, qua dentro ci passa molta corrente, e il diametro di taglio del decespugliatore è di 40 cm e non è poco. Ci rivediamo tra poco fuori. Ha smesso di piovere ieri, ma tra un po' verrà a piovere di nuovo. Ho l'erba bagnata soprattutto sulla base, sopra è abbastanza asciutta, però è pesante. Vedete, le piogge di ieri l'hanno fatta coricare, quindi ha piovuto parecchio e quindi la troveremo un po' umida. Questa è una delle prove peggiori che si possano fare perché l'erba non è asciutta, quindi è abbastanza pesante, ma a noi non importa, anzi vi faccio vedere una cosa. È bagnata. A me piace provarle al limite le attrezzature perché altrimenti è troppo facile. Vediamo dove arriviamo. Allora, imposto su velocità 1, la più bassa. Comincio a lavorare. Ho lavorato 5 minuti, ovviamente nessun tipo di problema, l'erba se l'è mangiata come se fosse un coltello caldo nel burro. Merito anche penso del filo, è un filo attorcigliato così, io non l'avevo mai utilizzato, ho utilizzato i quadrati, i pentagonali, ho utilizzato quelli lisci, cioè quelli tondi, ma così non l'ho mai utilizzato. Adesso mi sposto, proviamo qualcosa di diverso. Qui abbiamo un cespuglio
l'erba molto fitta, erba varia, è alta circa 1,5 metri. Tanto pulisco qua davanti, per curiosità passa la velocità 2. Mi sono fermato un attimo per farvi vedere cosa ho tagliato. Abbiamo circa un tronchetto, è erba, non è un tronco di legno, ovviamente è morbido, è di 6-7 mm, acqua fresca. Continuo con lo sfalcio pesante, poi andiamo su qualcosa un po' più delicato, magari vicino a un muretto. Una breve analisi sul filo, si comincia a sfilacciare ovviamente. Sto aspettando il momento in cui i sensori rilevino la lunghezza del filo e comincino la fase di estrazione. Voglio vedere. Sulle istruzioni c'è scritto che dovrei sentire una breve vibrazione sulla testa. Sono curioso. Appena succede ve lo dico, mi fermo e lo vediamo insieme. Qui sto riproducendo una condizione comune a molti, cioè ho una scalinata e ho dell'erba che cresce vicino. Imposto a velocità 1, non mi serve una grande velocità qui. Comincio a tagliare e a utilizzare il decespugliatore come tagliabordi. Mi sposto, breve scalinata e anche qui tagliabordi. Allora, il filo è fuoriuscito e io non me ne sono accorto, non mi sono accorto di nulla. Guardate, siamo arrivati praticamente all'altezza del tagliafilo. Qui c'è la lama. Quindi, ecco qua, lui ha capito che si stava accorciando e l'ha tirato fuori. È stata una questione di secondi, non mi sono accorto di niente e vi dico la verità, sto apprezzando questo sistema elettronico di gestione perché non è una grossa fatica sbattere la battievai per terra, ma questo fa tutto da solo. Quindi noi finché abbiamo filo dentro lavoriamo tranquilli. Sono arrivato all'altezza del terreno, lì avevo un alberello di ailanto, mi ci sono incastrato due volte, la terza volta di prepotenza l'ho strappato via, l'ha tagliato in due. Parliamo di circa 7-8 mm e quello è legno, non è erba. Sono qui in campo aperto, ho un pezzo di terreno, saranno 10 metri quadri di erba incolta, non l'ho mai tagliata questa quest'anno, ho tagliato tutto ciò che è intorno, questo pezzo mi è rimasto. Qui ero passato ai bordi ovviamente con il trincia, questo no. Quindi adesso vediamo, parliamo sempre di erba bagnata, e ha piovuto fino a poche ore fa questa notte. Velocità 1. Ragazzi, ha una coppia che è impressionante, non si ferma mai, non riesco a far abbassare il numero di giri.
Con quelli a benzina, i due tempi classici, a un certo punto, se trova il gruppo di erba, soprattutto bagnato come questo, che fa malloppone verso la fine, verso il basso, comincia a scendere di giri. Io parlo del mio, è datato, ma è un due cavalli, non è proprio una cinesata, eh? Parlo dell'Oleo Mac, il 420S, che qualche anno fa era della serie professionale. Quindi arrivo da un cespugliatore che, per quanto anziano, va veramente bene. Ora, lasciamo perdere il peso, di questo tratteremo poi a fine video, quando faremo le conclusioni, ma sto vedendo proprio come modo d'uso, questo non si ferma mai, non si arresta, ha una coppia che fa spavento e questa è una delle qualità che sto apprezzando di più, non sono ancora riuscito a far rallentare la testina. Ecco, faccio ancora un pezzo di campo qua sotto il mio oliveto, non ci sono ancora passato, quest'anno non ho lavorato, metto velocità 2, ne faccio un pezzo e vediamo come va, poi mi fermo e proviamo il caricamento, quello automatico. Allora, non so se avete notato, adesso che ho tagliato l'erba, sono andato soltanto alla base e ho tagliato l'erba. Questa operazione qui, col decespugliatore mio, quello a benzina, non lo posso fare, perché è talmente grosso il carico di lavoro che mi si ferma, cioè rallenta talmente tanto che non riesco a lavorare. Quindi cosa faccio? Con quello a benzina faccio il doppio taglio. Prima taglio a metà e poi ripassando taglio sotto. Con questo sto tagliando soltanto sotto, quindi elimino una passata, risparmio del tempo e sto notando che una delle qualità maggiori di questo decespugliatore è proprio quello di far risparmiare tempo. Allora, io ho iniziato il test, ho messo la batteria e sono partito. Con quello a benzina ovviamente avrei dovuto metterlo in moto, 3-4 tirate di corda e sperare che ovviamente andasse bene come carburazione e quant'altro. Il filo continua a essere nella dimensione più o meno giusta, la lunghezza più o meno corretta, mancano due dita. Tra un po' lui parte e lo tira fuori. Che spettacolo! Andiamo a vedere il caricamento automatico. Gli ho dato una pulita, eh? Vedrete qualche filo d'erba, ma insomma è giusto per fare la ripresa. Allora vi spiego, ho svuotato la testina. Innanzitutto, come si apre la testina? Si stacca la batteria. Voi vedete questa ancora installata, io ho disinstallato il cavo che va sull'adattatore. Allora si smonta semplicemente premendo di qua e di là, ci si aiuta con le due mani, ecco qua. Vedete, è vuoto perché l'ho svuotato. Si rimonta la testa, si fa attenzione che le clip entrano nelle loro sedi. Ora, oltre al filo che arriva già inserito nella testina, ego nella confezione da altri 4 metri di filo uguale a questo. Il mio consiglio è quello di acquistarne ancora, così da tenerlo di scorta, insomma. Allora, si infila il filo a mano, senza attrezzi, e lo si fa uscire dalla parte opposta. Ecco qua. Sempre con la batteria disinserita, si tira il filo e si fanno due pezzi uguali, due spezzoni identici. Vi ricordo che il produttore indica un carico massimo di 4 metri di filo. Ok, sono fuori camera, ma voi sappiate che sono arrivato a pari. A questo punto reinseriamo la batteria, premiamo il tasto power load. Ecco, ora, intanto non voglio far troppo l'entusiasta, però a me queste cose mi piacciono un sacco. Allora, siamo lunghi col filo, vedete? Dobbiamo arrivare a circa 22 cm. Ora, se lo lasciassimo così, non succederebbe niente, ovviamente, al primo utilizzo, lui lo taglia, ma lo sprecheremmo, è un peccato. Gli diamo ancora un colpetto. Ecco qua. Fin troppo, vedete? Comunque, va bene anche così, perché questo lo taglierà nel momento in cui lo accenderemo, e dopo un po' questo verrà espulso e quindi verrà messo al livello di quell'altro. Si fa la distanza da solo, quindi lo teniamo così. Se vogliamo essere precisi lo tagliamo noi, ma è la stessa cosa. Abbiamo caricato circa 4 metri di filo, il produttore dice 12 secondi, secondo me ci abbiamo messo qualcosa in meno. Prima di tirare le somme volevo farvi vedere la batteria. Allora io l'ho caricata prima di fare il test, avevo 5 tacche, ora ne ho 4. Ho lavorato sicuramente una quindicina di minuti ininterrotti. Poi in realtà i minuti sono stati ben di più, siamo quasi a 30, perché nel frattempo mi spostavo con la videocamera, aggiustavo il treppiede, una cosa e l'altra, quindi ci sono state delle pause in mezzo. Ho lavorato sia a velocità 1 che a velocità 2 e il clima non mi ha permesso di sfruttarla a fondo e utilizzarla un po' di più.
anche perché, devo essere sincero, sarebbe stata una cosa noiosa vedermi lavorare magari per 40-50 minuti. Io che taglio l'erba, voi che mi guardate tagliare l'erba, non è molto educativo. Però mi rendo conto che la domanda quanto dura la batteria è vitale. Allora, questa è una batteria da 7,5 A. Secondo me, vedendo quanto ho lavorato adesso, 15 minuti continui, secondo me io 40-45 minuti li faccio tutti continuamente. Ovviamente tutto in funzione della capacità della batteria e della velocità di esecuzione del lavoro, nel senso se la si utilizza a velocità 1 o a velocità 2. Tiriamo le somme, io non voglio sembrare troppo entusiasta, ma lo sono in realtà. Sapevo, avevo visto in giro come funzionava ed ero rimasto impressionato, ma provandolo io, soprattutto in questa configurazione con lo zainetto, è un gioco da ragazzi lavorare. E vi spiego il perché, ma prima ve l'ho già accennato. Il peso è sulle spalle, 3,5 kg circa, 4 kg sulle spalle, non si sentono assolutamente. Lo zainetto è molto confortevole, morbido, si regola bene, non si sente nulla. Abbiamo tra le mani circa 3,5 kg di decespugliatore ed è leggerissimo, maneggevole, ben bilanciato. Il rumore non è assolutamente fastidioso, non ho utilizzato neanche le cuffie. Ho utilizzato ovviamente gli occhiali, quello è obbligatorio su tutti i decespugliatori perché ci si fa male, ma non ho utilizzato altro. È versatile, come avete visto, posso fare sfalcio pesante, avevo erba bagnata da un metro, e tagliabordi. Si regola la velocità e si taglia esattamente ciò che serve nel punto in cui serve. È molto preciso anche come tagliabordi. La funzione Line IQ, cioè quella che regola da sola la fuoriuscita del filo, è eccezionale. Io speravo di farvela vedere in diretta, non ci sono riuscito perché non me ne sono accorto. Avevo un filo che era di queste dimensioni e me lo sono ritrovato molto più lungo, fino al parasassi, mentre lavoravo. Quindi con 4 metri di filo veramente ci facciamo giorni e giorni e giorni di lavoro. Il filo è molto buono, è un 2.4 elicoidale, e ne ordinerò altro perché tanto lo dovrò utilizzare. Utilizzo solo questo filo qua. Ecco, se vogliamo trovare un limite, no, ma un paletto che ci ha messo Ego è che noi possiamo utilizzare soltanto filo da 2.4 mm. Mi sono reso conto però che va benissimo. Sono riuscito a tagliare anche un alberello da ilanto di 7-8 mm. Non è quella la sua funzione, ma come taglia erba è micidiale veramente. Il caricamento automatico è una chicca che ho sperimentato per la prima volta su questo decespugliatore, l'ho apprezzato tantissimo. Ho caricato 4 metri di filo veramente in pochissimi secondi. Mi sono dovuto fermare in tempo perché altrimenti lui se lo caricava tutto. Manutenzione. Qua sfondate una porta aperta. Non c'è da ingrassare niente. Non c'è da cambiare il filtro dell'aria. Non c'è da cambiare la candela. Non ci sono da cambiare quelle maledette membrane che una volta all'anno vanno cambiate. Si seccano, si induriscono e non funziona bene. Non c'è da regolare la carburazione, minimo, massimo. Io metto la batteria carica e lavoro. Per chi non lo fa per mestiere, vi dico la verità, è una comodità enorme. Quell'oretta che uno ha a disposizione fa veramente tanto, tanto lavoro. A parte il fatto che vedendolo come lavora, secondo me, anche per i professionisti del verde, potrebbero farci un pensiero, perché avendo due batterie si sta fuori veramente, non dico tutto il giorno, ma quasi. E se si ha una presa per attaccarla, per caricarla, in 40 minuti ho caricato una batteria da 7,5 A, si lavora veramente a ciclo continuo. La leggerezza fa la differenza. Se avete qualche anno come me sulle spalle, vi dico la verità, 3,5 kg sono ben diversi da 6,5 kg di quell'altro che ho in magazzino, di quello a benzina, che ovviamente terrò, perché per alcune funzioni di sfalcio pesanti, magari per mettere il disco, il macinone e quant'altro, ci vuole quello. Questo non li può montare. Ma per il resto, per tutto il resto, questo va benissimo. E dal momento che è semplice da utilizzare e elementare, dico la verità, siccome non affatica per niente l'operatore, lo può utilizzare benissimo anche mia moglie, è all'ascolto e quindi sappi che ti aspetta un po' di lavoro. Ringrazio Ego per avermelo mandato in test, mi ha fatto veramente molto piacere, l'ho apprezzato tantissimo, è una buona macchina, sono soldi spesi bene. Come dicevo l'altra volta sul soffiatore, sulla motosega, sono acquisti importanti, mi rendo conto, però sono modulari, una batteria per tutti gli attrezzi, e si ripagano nel tempo con la manutenzione pari a zero e con la scocciatura e il tempo risparmiato. Sul blog troverete l'approfondimento dove spiegherò nei dettaglio tutte le funzionalità, i tasti, come funzionano, le regolazioni, cose che magari qui a braccio mi sono sfuggite, quindi dateci un occhio. Vi lascio anche in descrizione un paio di link di dove vedere i costi, i prezzi e le varie possibilità di acquisto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete il video, ci vediamo la settimana prossima.